ha mostrato alla Chiesa che il Vangelo è possibile. Così il custode di Terra Santa racconta Francesco d'Assisi nel giorno in cui la custodia, assieme a tutta la Chiesa, ha festeggiato il Santo a Gerusalemme. Ancora una provocazione anticristiana. Sul cancello del convento francescano, presso il Cenacolo, sono apparse scritte in ebraico contro la Madre di Gesù, pronta alla condanna della Chiesa locale. Dobbiamo riproporre lo stesso Vangelo alle nostre comunità del Medio Oriente, così il vicario patriarcale, Monsignor Sciomali, alle nostre telecamere, parlando della nuova evangelizzazione, la sfida che attende la Chiesa di Terra Santa. A Emmaus con i francescani per la festa di Cleofa e Simeone, i due discepoli a cui si manifestò Gesù risorto. Sbarco della fede ai piedi del Carmelo, tappa obbligata per l'Esmeralda, la nave scuola cilena giunta ad Haifa, la messa celebrata a bordo e la grande devozione alla Vergine del Carmelo. Mille fotografie per raccontare la sua terra, scegliendo di non mostrare i problemi, ma la vita. In mostra a Gerusalemme gli scatti di Sharif Sarhan, da Gaza.